Turismo internazionale con una prevalenza di francesi, inglesi e americani. Ma a Napoli quest'anno si vedono anche australiani e canadesi. Il boom reale di turismo in città è sottolineato da uno degli operatori delle PT in via San Carlo. Quest'anno c'è stato un forte incremento turistico rispetto agli ultimi anni. La presenza prevalentemente sempre dei francesi, spagnoli, inglesi e diciamo quest'anno c'è stata anche molte persone che sono venute dall'Australia, dal Canada, quindi veramente un ottimo incremento turistico. Quest'anno ci sta una forte richiesta per quanto riguarda tutto ciò che è del centro storico, quindi diciamo le principali chiese, i principali monumenti, il Caravaggio a Napoli, quindi è una richiesta fortissima per quanto riguarda la città di Napoli. E poi le mete importanti sono sempre Pompei, Ercolano, il Vesuvio e la parte della costiera amalfitana. Gradimento dei turisti stranieri, grandi sorrisi. Naples it's awesome, a lot of things to do, a lot of things to eat. I had my best pizza here and gelato, so it's awesome. It's great, they are friendly and the food is great, particularly seafood. I love seafood here and pasta and pizza as well. In piazza Borsa l'Infopoint di Stefano Bianco opera con pacchetti che puntano a tour completi. Anche noi abbiamo avuto un incremento in questi ultimi 2-3 anni e quest'anno per la prima volta abbiamo avuto, posso dire, un vero e proprio boom. Quello che oggi serve per Napoli e per il turista in generale è la coordinazione di tutti i servizi, in modo da offrire al turista un servizio integrato. Ma se al centro tutto sembra filare per il verso giusto, i turisti napoletani che frequentano Mergellina, anche per gli imbarchi per le isole, si sono imbattuti nel degrado dei giardini, con rifiuti ovunque e cassonetti non svuotati. Un'immagine da non esportare, eppure basterebbe così poco.